Sogno o son Dennis? No, sono Dennis. Non è un sogno. Abbiamo battuto il Milan. Abbiamo battuto il Milan dal 2014 che non ci riuscivamo. E quindi Devil May Cry. Abbiamo fatto piangere il diavolo e godiamoci questi 3 punti. Non c'è, diciamo, da illudersi in maniera esagerata, però sicuramente non possiamo neanche non fare i complimenti a questo Parma che, diciamo, ha fatto un primo tempo veramente di livelli stellari. Adesso però andiamo un attimo all'analisi del match. Parma batte il Milan 2-1 con gol di Dennis Mann e Cancellieri, l'1-1 momentaneo di Pulisic su assist di Leao. Cosa c'è da dire? Allora, andiamo in ordine. Primo tempo, Parma stellare che attacca subito il Milan e va in vantaggio con il gol di Dennis, con un'azione veramente sontuosa, veloce. Ragazzi, cosa posso dire? Allora, posso dire che l'intesa è veramente di grande livello, quindi i nostri giocatori si conoscono a memoria. E vanno memoria, e quindi diciamo che Bernabé, fra l'altro, è tornato su ottimi livelli. E quindi diciamo che da centrocampo in avanti, come io vi avevo già detto, questa squadra va benissimo e fa paura a tutti. Dopodiché, l'innesto di Cancellieri con la sua duttilità sicuramente ci verrà utile nel corso del campionato. Valeri sta facendo molto bene. Esordio del nostro capitano del Prato in Serie A, esordio positivo. Un Koulibaly che, vabbè, sapete già cosa penso di Koulibaly. Koulibaly a livello stellare, cioè ha portato veramente al bar Leao, e quindi cosa possiamo chiedere di più a Koulibaly? Niente. A questo punto, cosa possiamo dire? Possiamo dire che però il Parma ha, come al solito, sbagliato 69.000 gol, e questa cosa qua deve cambiare perché in Serie A non sempre ti va liscio. Fra l'altro, stavamo facendo la stessa cosa come con la Fiorentina, cioè fantastica partita e poi verso la fine, 66, 70esimo, roba del genere, l'andavamo a pareggiare. E poi poteva succedere di tutto, perché il Milan è il Milan, quindi poteva anche far gol. E quindi vi dico, questa partita siamo riusciti a vincerla, ma il difetto di questo Parma è quello che vi avevo già detto, cioè la difesa non va attaccata. E quindi adesso il leitmotiv è questo qua, cioè il Parma finché tiene fisicamente non ce ne sono per nessuno, non c'è trippa per gatti, cioè c'è poco da fare. Parma parte, chiude e parte rapido in contropiede, che forse una delle più veloci in Serie A a ripartire in contropiede, e poi dopo magari su 10 gol ne fa uno, su 10 occasioni da gol, però diciamo è pericolosissimo il Parma in contropiede. Di contro cosa c'è? Di contro che purtroppo la difesa avrebbe bisogno di rincalzi dal mercato, cioè nel senso, abbiamo avuto la fortuna che Osorio, fateci caso, non ha giocato 2 partite che andiamo bene e che riusciamo a non perdere. Adesso io temo ovviamente il rientro di Osorio, perché sicuramente non può far altro che destabilizzare la difesa, che per adesso con Balogo e Circati ha fatto abbastanza bene. E quindi io spero che non torni Osorio, anche se purtroppo me lo dovrò cuccare sicuramente. E oltre a questo, spero che dal mercato arrivi un difensore. Beh, magari arrivasse Leoni della Sampdoria, sarei veramente contento, giovane e veramente super promettente. E non dico già una super garanzia, ma è un bravissimo giocatore e che sicuramente nel Parma ci sta e alla grande. E vi ripeto, veramente abbiamo bisogno di questi 2 innesti in difesa, almeno uno, ecco, mi accontenterei, per dare un po' di garanzia alla retroguardia, che è il nostro tallone d'Achille, lo ripeto. Quindi, adesso per esempio, vi faccio un esempio, andiamo a Napoli, ma ragazzi, noi a Napoli
se riusciamo a chiudere l'iniziativa di Lukaku, che sicuramente ci sarà, comunque in ogni caso noi possiamo partire in contropiede come dei missili. Io non so se il Napoli ci attaccherà o a questo punto avrà paura del Parma e quindi non so, vorrà andare lui in contropiede. Io spero che il Napoli ci attacchi, cioè che voglia impadronirsi del campo, perché noi se partiamo in contropiede a Napoli veramente rischiamo di fare al Napoli una brutta figura. Quindi bene. Quindi ottimo Parma, non mi aspettavo certo i 3 punti, me li sarei aspettati con la Fiorentina, ma non oggi, cioè oggi insomma, non ieri con il Milan. E niente, lato mio, vi ripeto, io chiedo a Kraus di fare lo sforzo per il difensore, beccarsi Leoni che va benissimo, e perché veramente noi ci manca il tassello di cercare di sistemare la difesa, perché se riusciamo a sistemare la difesa, a centrocampo e là davanti siamo delle bestie. Siamo delle bestie che danno fastidio a chiunque e quindi tutto qua. Tutto qua, godiamoci la vittoria, godiamoci una classifica che è ovviamente assurda, però vabbè, una solita classifica dopo 2 giornate, però ragazzi, da 40 punti siamo a 36 dalla salvezza, eh? Dopodiché il resto si spera dopo che migliori la situazione rispetto a una salvezza tranquilla, però ripeto, per me manca quello. Arriverà il momento. Ah, scusate, cambio discorso. Allora, volevo dire questo e poi lascio lì. Allora, il discorso è che adesso questa squadra c'ha sì e no 60-70 minuti di autonomia, ok? Un tempo lo fa bene e devo dire che finché l'atteggiamento non cambia e facciamo almeno quei 60 minuti veramente con un pressing e una furia agonistica del genere, faremo sempre bene. Bisogna aumentare il minutaggio. Bisogna aumentare il minutaggio perché non possiamo stare mezz'ora a difenderci e far contropiede, perché se no non sempre ti va bene. Quindi bisogna cercare di aumentare i minuti di autonomia, magari i cambi se serve si fanno anche prima. Perché per esempio Bonny era morto, ragazzi, Bonny era distrutto, ma per fare un esempio. E poi un altro, chiaramente Bonny, fisico che c'ha, entra in forma più lentamente, un altro fa prima, però insomma, questo è. Niente, ci rivediamo dopo Napoli-Parma, e Forza Parma, grandissima impresa, e la magia si è col Parma. Ciao!